La Mölle è certamente uno dei fiumi più belli in cui io abbia mai pescato. È un fiume molto particolare. È un cosiddetto tailwater perché nasce dal ghiacciaio del Grossnocker, quindi a circa 80 km da qua, appunto 85 km a lunghezza di questo tailwater fermato da varie dighe, per cui il livello dell'acqua è sempre costante, c'è una variazione di pochi centimetri e l'acqua è limpida tutto l'anno, quindi è possibile sempre poterci pescare. Non effettuano praticamente immissioni perché il fiume riproduce le iridee naturalmente, ha dei temoli meravigliosi over 50, ha un grandissimo ceppo di trote fario, quindi è un fiume vivo, ricco di vita, ricco di schiuse, ricco di alimento naturale, basta guardare con le mani e raccogliere eventualmente porta sassi e quant'altro, e soprattutto ci permette di pescare lungo tutto l'anno. Sì, pronto Stefano? Sì, questa è una bella notizia. Adesso ho visto i ragazzi e poi decidiamo assieme. Mi ha chiamato Montone, ha detto che ci sono i fondi. Quindi domani niente pesca, si va tutti a fondo. Che bella notizia. Ce n'è uno lì, evviva, evviva, guarda qua, c'è uno piccolino qua sotto, ma c'è questo che sembra meraviglioso. E adesso vediamo di guardarlo da vicino e di prendere, sì, guarda che meraviglia di fumo. Oh, santa, bellissimo, 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 stupendo. Questo sembra proprio, faccio al caso nostro, che dici? E quindi andiamo a prenderlo. La Gra è un affluente di destra della Drava, un fiume molto importante, uno dei fiumi che la famiglia Gargantini gestisce. Non è un fiume facile, non è una pescheria, è un fiume che richiede applicazione, richiede concentrazione, studio delle situazioni di corrente, ti permette di pescare a ninfa, ti permette di pescare in certi momenti a secca, ti permette di pescare a streamer. Ci sono delle trote, dei temoli veramente spettacolari, ma attenzione, non pesci facilissimi.